C'è chi prende, chi le prende. Festeggiamo. No! Un brindisi faremo. Possiamo giocare a caparella qui. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere. Bellissimo, ne siamo scoperti. Bellissimo, è certo, perché si sono offesi solo perché gli abbiamo preso le robe che poi non gli servivano. Siamo sicuri sia qui. Amico, c'era un orme di cavallo sulla strada. Lei è qui. Ehi, l'ho presa! Senti da quel cazzo! Che cazzo? Ti spara! Ma David ha detto... Merda, David, spara! Veloce, veloce, veloce. Ma no, mi farò proprio prendere da voi. No, vabbè, ma quella è una calamita, eh. Non è un uomo, è una calamita, qua. Sì, sta, vedete che mo' pure è quello, eh. Dateci. Prendetevi voi i vostri cavalli. Sono invidiosi. Ma se quello si incollava veramente era... Tutti delle calamite erano. Ah, addio. Ma che venite a prendermi? Spara a cavallo! Uè, uè. Uno spara a cavallo. Mi stai scherzando? Bella lì. Ce l'hanno veramente sparato. Grazie, certo. Ci alleggerisci veramente. No. Ci hanno alleggerito la storia qui, eh. Via, 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 via. Comunque la cosa buona è che almeno abbiamo un coltello. Perfetto. Cioè nel senso non si consuma. Meglio di no. Faccio che vendono la lampadina qua. Con la luce della lampadina ci scoprono. Mannaggia miseria. Sti tizi. Mannaggiacus. No, 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 no. Non stai scherzando, veramente. Vabbè, raga, io lo rifaccio. Ma è sempre così, ma non è possibile. Proprio non è possibile. A quanto pare io devo per forza fare il giro delle cose, perché se no, questi ogni volta mi scoprono. Però stavolta non è uscito il triangolo, eh. Ma venite pure, vi faccio fuori tutti. Se non tutti, boh, la metà. Perché non è che posso star pensando tutto a lui. Venga, venga. Sì, sì, tutto a posto. Che fa? Se ne va. Cioè, prima se ne è venuto da qui. Io l'ho detto, quanto sono brutti quei momenti quando, che non li vedi. No. Madonna della misericordia. E l'albero mi salverà la vita. Eh? Da dove? Ma io non ci posso... Cioè loro vedono me, ma io non vedo loro, eh. Questo è il bello. È una cosa fantastica. E io me ne vado, eh. Forza via, se hai coraggio. Che me ne vado, li facciamo fuori. Mossa troppo avventata, vero? Mannaggia voi. Quanto ci piace essere avventati sulle cose. Ci piace assai. Secondo me, sto facendo tutta sta fatica e alla fine morirò. Vattene a quel paese. Ma prendo tutte ste bottiglie e ve le scaffo in testa. Un brindisi. Faremo. Olè. No, cavolo. Controller scarico. Qualcun altro vuole fare un brindisi? Piastrina delle luci.
Ragazzuoli, aspettate un attimo. Paul D. Brown. Boh, io non sto uscendo perché... Boh, sembra come se non c'è nessuno. Tanto noi non abbiamo da fare i coltelli, quindi ce ne possiamo permettere di fare tutte ste robe. Sembra come se li ho uccisi tutti. O almeno io non li vedo. O almeno che stanno più in fondo, boh. L'unica cosa che mi viene in mente è quella. Permesso? Oli. E abbiamo full vita. Allora, se sono tutti morti, meglio così. Che non capisco. Cioè, vorrei esserne sicuro. Madonna. Penso ci fosse scritto tipo... Oh, stavano gli uccelli che volavano lì. Sembrava tipo Red Room. Che se ho la possibilità di andare... normalmente... lo faccio. Invece di continuare a stare accovacciato. Da dove? Ma chi c'è? No, io non capisco da dove... Eppure io sto controllando. A meno che non hanno messo le telecamere. Qui sarò accecato io, ditemi quello che volete. Però io non li vedo. Quello! Da dove è spuntato quello? No, vabbè, stiamo scherzando. No, ma io giuro, quelli non li avevo visti proprio. Dove sono finiti? Vorrei tanto saperlo anch'io. Ah, sono in tre! E beh, adesso me li fa vedere. Prima no. No! Questo tutto perché non mi ha selezionato il mattone. Via. Dentro. Ma va come lo sposta. Mannaggia a te. Madonna. Ma mo vi spacco tutti con sto fucile. Ah, però ce l'ho il tempo di prendere le ricariche. Sapete che vi dico? Quasi quasi io mi sposto. Cammino da Cus. Maledetta questo. Che fa, oh? Ma tu guarda. Ma tu guarda. Sì, vabbè, mo sbucano tutti. Sto perdendo una giornata per fare sta roba. Scusa, chi mi stava vedendo? Quello c'aveva la testa girata dall'altra parte. Tu vuoi veramente dirmi che mi stava vedendo? Maledetto! Cioè, non poteva mancarlo meglio sto colpo, eh? Quello era un colpo perfetto. Peccato che tutti si spostano come dei maghi, eh? Stiamoci tutta la giornata, sì? Oh! Scusa, sta il muro davanti e mi vede. Ma c'è veramente? Stai scherzando. Te ne ha quel paese. Dove cacchio sta qua? Ma veramente che le persone scompaiono? Ah, ecco! Sì, ma che, veramente, sto... Ma te ne ha quel paese. E ti impari. Sì, vabbè, manco i colpi ci hanno questi, va? Tanto per cambiare. Ho sprecato due colpi, tre colpi, dato che il primo l'ho mancato spudoratamente. Ma vabbè, la vita è fatta così. C'è chi prende... E c'è chi le prende. Anche se sentire non è sinonimo di sicurezza, eh. Però quanto è potente sto fucile da caccia. Proprio non po- è troppo potente. È overpower proprio. Certo, bisogna avere una mira spettacolare. Io fortunatamente ce l'ho avuto. La prima volta no. Ma poi è stato uno splendore. E ora passiamo di nuovo di qua. Caspita, ma poi chi ce l'ha messo? Un cassonetto. Dai, che me ne voglio andare da sto posto, non vedo l'ora. Non si vede niente qui. Comunque io potrei anche medicarmi in realtà, eh. Resisti, bambino mio, cucciolo mio. Joel è diventato il nostro cucciolo, un cucciolo proprio piccolino. Giustamente, eh? Non poteva certo andare tutto liscio come l'olio. Io potrei anche utilizzare queste qui. Se stanno tutti aggruppati, sarebbe meglio. Proviamo. Dai, andate tutte e due, non andare da solo. No, sta andando da solo. È proprio a dire che dobbiamo sprecare così così. Chi si aspettava che mi avrebbero visto? Alzino una mano.
Mi vedono. E mo? Che cazzo? Senti quello, per favore. Boom! Bastardo. Con le gambe all'aria. Ma zoppava i denti contro sto coso. Sto facendo un macello, sto facendo. A quanto pare dovremmo entrare. Ah. Uscita, c'è pure scritto. Oh, ma c'è qualcuno, solo che non vogliono farsi... Tatuve, tatuve! No. Vabbè, veramente. Ma io me l'aspettavo, E tuttora non li vedo, e questo è il problema. Che non li vedo. Oh, ma stiamo a giocare a caparella qui. Non hai scampo. No, cazzo. No. Becca di questo. Un brindisi, festeggiamo. Oh, ma no, comunque è pazzesco, mo li vedi, mo non li vedi. Poi dicono a me che gioca a nascondino. Cammina a cosa do sta... Esci fuori? Ma questo è proprio che vuole fregarmi, oh. Ti ucciderà. Figlia di puttana. Sto sparando un po' come al cacchio, ma vattene a quel paese. Io so, 5 colpi sprecati, ma... Questi intendono fregarci in questo modo. Chiama lì fessi. So perché mi ricorda l'Overlook Hotel. Andiamo. Niente, quello vestito di rosso, con la felpa rossa, si è dileguato. Non so che dire. Forse era proprio lui. Ti sto salvando la vita. Chiamalo salvata. Ecco. Ecco fatto.